Liga, Real Sociedad, Forza 4, vincono anche Celta Vigo, Villarreal e Athletic Bilbao. Grande spettacolo e tanti gol nelle sfide della domenica di Liga che, in attesa del posticipo di questa sera tra Malaga e Las Palmas, ci regala una Real Sociedad capolista insieme al Barcellona. I baschi si impongono 4-2 al Riazor di La Coruña al termine di un incontro vibrante, partono forti gli ospiti che dopo appena 4 minuti sono in vantaggio di 2 gol grazie alle reti di Ioanmi e Laramendi nel giro di 60 secondi. I padroni di casa si riorganizzano e prima della mezz'ora accorciano con un bellissimo piatto destro dell'ex Atletico Madrid Adrián López. Nella ripresa, dopo 5 minuti, i galiziani completano la rimonta con Andone che dà 2 passi in sacca. Nei minuti finali, però, la Real Sociedad torna a premere e nel giro di 3 minuti prima torna in vantaggio con un tap-in di Llorente e poi chiude i conti con uno splendido gol di Laramendi che realizza la sua doppietta personale. Entusiasmo alle stelle per la squadra di Sacristán che, adesso, comanda la classifica insieme al Barcellona. Giovedì, poi, i baschi saranno impegnati in Europa League contro il Rosenborg in casa prima dell'incontro di campionato contro il Real Madrid. Da una squadra basca ad un'altra è sempre in positivo visto che al San Mamés l'Athletic Bilbao batte 2-0 il Girona e Sandosi, così, al terzo posto in classifica con 7 punti, decidono le reti di Munian, nel primo tempo, e di Aduriz, nella ripresa, con entrambi gli assist confezionati da uno scatenato Iñaki Williams. Gli uomini di Ziganda saranno impegnati in Europa League in casa dell'Hertha Berlino. Fonte foto, Fox Sports. Primo successo e primi punti in campionato per il Celta Vigo che al Balaidos batte 1-0 il Deportivo Alaves, decide un colpo di testa di Maxi Gomez al tramonto del primo tempo. Primi punti e prima vittoria anche per il Villarreal che, nel posticipo domenicale, batte in rimonta il Real Betis per 3-1, sono proprio gli ospiti ad andare in vantaggio con un colpo di testa di Sergio León, su assist di Joaquín, ma la prima frazione si chiude in parità perché Bacca sfrutta un errore di Adán siglando la sua prima rete con la maglia del Submarino Amarillo. Nella ripresa poi, arrivano le reti di Castillejo ed Unal che regalano il primo successo in campionato alla squadra di Escribá. Come detto in precedenza, chiude il programma della terza giornata l'incontro tra Malaga e Las Palmas con entrambe le squadre a 0 punti.